Cappellato d'Olio a Coreno è una pietra calcarea composta al 98% di carbonato di calcio. È una roccia sedimentaria molto compatta, il cui peso specifico è di circa 27-29 quintali per metro cubo. Questa durezza la pone solo secondo al granito in quanto a compattezza e appunto durezza. La caratteristica che gli rende unicità al mondo è che in essa è contenuta flora e fauna marina apparse sulla Terra all'incirca 25 milioni di anni fa. L'elemento che maggiormente si può staccare, si può vedere di questa fauna sono le conchiglie. Conchiglie che troviamo in abbondanza e che caratterizzano proprio, diciamo, il disegno del materiale e che ci ha consentito di esportarlo in tutto il mondo. I primi a riconoscere la bontà di questa pietra furono gli antichi romani. Difatti ne troviamo testimonianza nel famoso teatro dell'antica Minturnae lungo la via Appia e non per ultimo nei colonnati e nella pavimentazione di Pompei. Poi la pietra viene utilizzata nell'immediato dopoguerra per la ricostruzione di Monte Cassino. Fu proprio in quel periodo che si constatò che questa pietra si prestava molto alla lucidatura. Il picco massimo dell'estrazione si ha negli anni 70-90, con oltre 500 addetti ai lavori impiegati. Da quel momento, diciamo, la pietra, che un tempo era povertà, diventa ricchezza. Fa da richiamo a tanti emigrati. Io e mio fratello siamo due di quelli. Siamo tornati dagli Stati Uniti e abbiamo iniziato questa attività. A dimostrazione proprio della compattezza, della durezza, dell'integrità di questa pietra, voglio dare un esempio. Il suono la farà da padrone. Questo non significa altro che nella pietra non esistono fratture, non ci sono interruzioni del suono, per cui potrebbe essere l'equivalente di una campana. Non siamo ad Agnone, siamo semplicemente nel bacino di Corinosoli.